Alexandra del Lussemburgo, il matrimonio religioso Nichele Sbagori è una vera favola. Alexandra del Lussemburgo e Nichele Sbagori, una settimana dopo il matrimonio civile. Ecco il matrimonio religioso. E se il primo era elegantissimo, ma un po' sottotono, ecco che al bis lo sfarzo è assicurato. Come in una favola. E come si conviene a una principessa foto video. Alexandra del Lussemburgo, il matrimonio della principessa Secchiona con Nichele Sbagori, niente sfarzo, tanto amore guarda. Il secondo sì in Francia dopo il matrimonio civile sono arrivate le nozze in chiesa. Per Alexandra del Lussemburgo, quartogenita del Granduca Enrico e della Granduchessa Maria Teresa. Il 29 aprile è stato il giorno del rinnovo del sì con Nichele Sbagori. E sia per la prima cerimonia. Celebrata nel municipio del Lussemburgo il 22 aprile, la principessa aveva scelto un abito pantalone sobrio. Per quella religiosa, che ha avuto luogo nella chiesa di Saint-Trophime a Bourg-les-Mimosas. In Francia, paese d'origine dello sposo, non si è trattenuta. Alexandra del Lussemburgo, il matrimonio della principessa Secchiona con Nichele Sbagori guarda. La tiara della nonna Alexandra del Lussemburgo ha infatti indossato un abito d'alta moda firmato Elisab. Con doppio incrocio di tessuto sul busto. Sulla testa, una bellissima tiara, appartenuta alla Granduchessa Charlotte. Nonna di Alexandra, fissava il lungo velo delicatamente decorato. Ecco quindi gli sposi con Nichele Sbagori in tigot color antracite uscire dall'edificio religioso mano nella mano. Alexandra del Lussemburgo, fidanzamento ufficiale, scopri chi è lui e quando verrà celebrato il matrimonio guarda. Quanto studio i novelli sposi lei 32 anni, lui 34 sono due grandi studiosi. Alexandra del Lussemburgo ha due lauree e un master in gestione dei conflitti, Nichele Sbagori. Una laurea in scienze politiche e un master in lettere classiche e latino ottenuto alla Sorbona di Parigi. Hanno annunciato il fidanzamento ufficiale solo nel novembre del 2022 e, in meno di 6 mesi, sono diventati marito e moglie.